You know, I was wondering, you know. Pure. Grazie. Oh, San. L'agitare. Anche se questo era meglio a fine gara, vero? Mirko, l'agitare, che non rimane andando. Mettilo lì, mettilo lì. Che scappa in gara, noi spicciamo su un po' di... Raga, prendiamo pure le doppiette per la premiazione. Dai. Stappa. Beh, tanti auguri, voi. Mentre si caccia un gruppo. Ha cominciato la partita. Che non è cosa ci quando ci ne capano. Saluta. Ciao. Guarda i bagnini, guarda. Per essere venuti qui per il nostro primo raduno annuale del Calabria Scala. Bianco e da Markov, se inquadri il signor Markov cortesemente, un applauso al signor Markov. Bravo. E speriamo che questo sia un evento da ripetere annualmente. È solo l'inizio. Vi leggo il regolamento. Partecipanti: Diavolo Bianco, 500 Abarth, Markov, Orso Cattivo, Mantide, Night Riders. Padre Marozzo, Antonella, Stella Bianca, Genetico e Bestiale. Requisiti necessari per partecipare alla gara: sono ammesse alla gara solo Scaler 1-10. Le auto in gara potranno usare esclusivamente gomme 1-9. Le gomme scelte prima dell'inizio gara non potranno essere più sostituite con gomme differenti. Sono ammessi Scaler sia con servo sul ponte che sul telaio, non sono ammessi Igor rote o 4-60. Sono ammessi questi tipi di elettroniche trasmissioni. Sono ammesse batterie in EMH e Lipo. Sono ammesse sia carrozzerie in ABS che in Lexan. Sono ammesse Scaler con o senza impianto luce. È consentito l'uso del pernicello strop. È consentito l'uso di tastre fango o sabbia. È consentito l'uso di sfottò per sconcentrare l'avversario durante la gara. In caso di rottura meccanica in gara, non essendo una gara a tempo, è consentita la riparazione del mezzo per completare il percorso in un secondo momento. A bollici. La gara sarà divisa in sezione fango, sezione pietre e rocce con risalita a fiume e sezione cascata. Giudici di gara: Diavolo Bianco giudice, Stella Bianca vice giudice, Marco giudice. Chi è Stella Bianca? Oggi vince Diavolo Bianco. Chi è Stella Bianca? Ciao! Tutti i partecipanti avranno 10 punti di partecipazione iniziale. Poi per un passaggio pulito senza toccare le bandierine più 2. Il termine del percorso senza penalità più 5. Per ogni tocco di bandierina meno 1. Anche per un tocco continuato. Quindi se la bandierina ve la fa strisciate per tutta la fiancata non fa niente. C'è sempre meno 1. Per ogni bandierina battuta meno 2. Oh, padre Marone, sta per essere. Attenzione in aula. Per ogni bandierina battuta meno 2. Sì, l'ha battuta. Se lo scaler si capotta meno 3, la penalità non vale se si riesce a far tornare lo scaler con le proprie forze in gara. Se si usa la mano di Dio, sono meno 3. Se non si supera un passaggio e si passa a mano meno 2, per superare una porta si può chiedere l'aiuto tramite stroppo o vedete. Io volevo aggiungere una con cosa. Con questo vi... una cosa, ciao. Con Mirko il problema non è che abbassa le bandierine. Ah, vedete se c'è sto rumo, gioco, però. I peggio tutti si fa sotto ci va a cadere.